Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati, come sempre, su Vita Pizza Chef. Me l'avete chiesta e vi ho accontentato. Sto parlando ovviamente della Caputo tipo 1. Andremo oggi ad utilizzarla assieme in un impasto fatto in casa, in planetaria, cottura su forno semiprofessionale F1. Studieremo quindi un po' questa farina, vedremo quale metodo ho scelto per la sua realizzazione. Piccolo spoiler, faremo un impasto totalmente a temperatura ambiente. Analizzeremo poi le caratteristiche di questa farina e i risultati che ci darà. Quindi sono molto molto curioso di provarla. Come sempre iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video e cominciamo. La Caputo tipo 1 è una farina abbastanza particolare, questo lo possiamo vedere da alcuni dettagli. Essendo una farina tipo 1 ci aspettiamo ovviamente un contenuto di parti cruscali interessante, mettiamola così, all'interno e un sapore pronunciato rispetto chiaramente a quelle che possono essere farine di tipo 0, 00. La dicitura nel pacco di farina dice con germe e crusca naturalmente presenti. Ora non so a cosa si voglia riferire esattamente il mulino facendo questa descrizione. Dobbiamo considerare che la crusca è la buccia del grano, il germe è quella parte dal quale diciamo cresce la piantina, quindi la parte che serve per la riproduzione, mettiamola così, che ha al suo interno soprattutto grassi ma anche una certa quantità enzimatica. Non so perché venga detto naturalmente presenti, perché sono parti naturali del chicco, ma penso si riferisca al fatto che la farina viene ricomposta con le stesse percentuali del chicco di grano originale. Facciamo una piccola parentesi, dobbiamo ricordarci che tutte le farine moderne, tipo 1, tipo 2, integrali, sono farine ricostituite. Cioè il processo di macinazione fa sì che il chicco prima venga separato, quindi venga separata la crusca, il germe, e venga macinato la parte interna del chicco, dopodiché a fine lavorazione la farina bianca, la 000, viene aggiunta, come in questo caso, la crusca del grano, quindi la buccia del grano e il germe. Penso che in questo caso, quando dicano che sono naturalmente presenti, intendano dire che sono state ricostruite le stesse proporzioni che c'erano a livello naturale. Il germe di grano in questo caso non ci sono indicazioni sul fatto che sia attivo o non attivo, presumiamo che sia non attivo perché la conservazione della farina è molto lunga, stiamo parlando di un anno di conservazione. Questo a noi ci serve a capire semplicemente qual è la carica enzimatica della farina, quindi sapendo che il chicco di grano non porta con sé enzimi aggiuntivi ci è utile per il procedimento che vogliamo utilizzare. La cosa che mi ha colpito da subito è stato il contenuto di fibre di questa farina in relazione ovviamente al contenuto di carboidrati. Stiamo parlando di un rapporto che in realtà è molto molto basso rispetto a quello di altre farine tipo 1, quindi mi aspetto veramente una farina molto colorata e con parti cruscali molto importanti. Comunque lo vedremo quando andremo ad aprirla. Veramente fatto molto curioso questo, che mi fa un po' essere diciamo titubante nel voler realizzare una pizza utilizzando il 100% di questa farina, ma ci proveremo lo stesso. Andiamo ad analizzare quella che è la reologia. Parliamo di una farina tipo 1, l'abbiamo capito, con 13 grammi di proteine e una forza, un W di 260. Quando parliamo di farine tipo 1, integrali tipo 2, eccetera, comunque farine contenenti parti cruscali, diciamo che la forza non va poi a riferirsi esattamente a quella che è la forza panificabile in senso generale, come la intendiamo noi. Tuttavia ci dà indicazioni sul fatto che questa farina non può trattenere una quantità molto alta di gas al suo interno, il che ci fa capire anche che dovremmo regolarci in un certo modo col quantitativo di lievito e con la durata e con la gestione, mettiamola così, della sua lievitazione, quindi puntata e a pretto. Per quanto riguarda la ricetta, idraterò questa farina tra il 70 e il 72%, voglio tenermi alto perché in fase di realizzazione della pizza voglio una pizza che si rigonfia abbastanza, non sto facendo una napoletana, ma voglio comunque sia un cornicione alto, che si apra bene, che possa cuocersi bene al suo interno. Lievito di birra, quantitativo veramente molto basso, questa volta siamo allo 0,1%, proprio perché lavoreremo a temperatura ambiente nell'arco di 13-15 ore. Sale, questa volta sono stato sul 3%. Abbiamo detto che il processo si svolgerà totalmente a temperatura ambiente per circa 13-15 ore totali. Faremo quindi una puntata sufficientemente lunga, all'incirca di 10-11 ore, intervallata da una piega dopo all'incirca un'ora e mezza. Dopo la puntata passeremo allo staglio e dopo andremo alla cottura. Processo diciamo relativamente semplice, rischioso lo ammetto, spero di non combinare pasticci. Comunque prepariamoci e andiamo a impastare. Eccoci qua in cucina, siamo pronti per impastare la nostra cara Caputo tipo 1, che mi avete chiesto veramente fino allo sfinimento. Finalmente riusciamo a provare questa farina assieme. Quello che voglio farvi vedere prima di tutto è come questa farina sia fortemente diversa rispetto alle altre tipo 1. Questa è la comparazione che sto facendo con la Caputo tipo 1 e un'altra farina che è una tipo 2. Notiamo la sostanziale differenza fra le due farine.
la differenza in colore è molto molto evidente. Quindi mi aspetto un impasto veramente molto molto particolare a livello di prodotto finito. Non mi aspetto una classica farina, il classico risultato di una farina tipo 1 a cui sono abituato, mettiamola così. Comunque, ora andiamo a impastare. Acqua fredda, lievito, sale, niente di più, niente di meno di quello che abbiamo visto prima. Semplicemente voglio cercare di finire l'impasto a una temperatura di 21-22 gradi. Non voglio andare troppo in alto. A casa ci sono 25 gradi di media. Stanotte forse scenderà un po' di più, ma sono quei 25 gradi di media a cui dobbiamo stare, tra virgolette, attenti. E perché non voglio appunto che l'impasto mi sfugga di mano. Dobbiamo cercare di stare in quelle tempistiche e vorrei mangiarmi la pizza. Comunque, andiamo sul banco, impastiamo, vediamo come si comporta la farina a livello di impastamento. Utilizzeremo solo la foglia planetaria, niente di speciale. Andiamo. Nostro caro impastino, l'abbiamo finito, guardate come se l'è assorbita bene l'acqua, mi sembra abbastanza ben incordato. 21 e mezzo, ci sta. Quindi il nostro impasto l'abbiamo terminato, lo lasciamo ora qua sul banco una decina di minuti. Come al solito gli rifaccio sempre una piega, perché stiamo impastando in planetaria e può dare comunque sia sempre dei problemi per incordarlo. E lo lasciamo riposare per circa 10-12 ore, ok? In questo caso io farò all'incirca una decina di ore e dopodiché passeremo allo staglio. Una cosa importante è che farò una piega a questo impasto dopo un'ora e mezza che è stata a riposare. Gliela farò perché probabilmente inizierà a prendere struttura. Voglio quindi dargli un altro po' di forza in modo che riesca a resistere a quella che sarà la lunga puntata in massa che dovrà fare a temperatura ambiente. Ma non c'è caldissimo, siamo sui 25 gradi in casa, però stiamo sempre parlando di un impasto con una farina tipo 1 che dovrà resistere abbastanza, mettiamola così. Aspettiamo 10 minuti, facciamo l'ultima piega, mettiamo l'impasto in un contenitore, lo andiamo a ripiegare fra un'ora e mezza e ci vediamo domani, passate 10 ore, quindi domani mattina, e passeremo allo staglio. A domani, ragazzi. Rieccoci qua, tornati. Sono le 10 del mattino circa, quindi sono passate più o meno 12-14 ore da quando abbiamo lasciato l'impasto in massa. Cioè, sì, da quando abbiamo lasciato l'impasto in massa. La nostra pallina. Ok. C'è? Non c'è? Non lo so. Andiamo a stendere e andiamo a cuocere in forno F1 a P134K. Voglio che si cucini bene la pizza, che dia un bel risultato. Niente, sono curioso. Andiamo a stenderla.
Allora, vediamo un po'. Risulta abbastanza spiattellata. Sto andando a stenderla con della farina di riso. Non ho la semola, purtroppo l'ho finita. Comunque, si stende bene. Classica margherita, ragazzi, niente di troppo elaborato, lo sapete, ci teniamo leggeri. E il basilico ce l'andiamo a mettere dopo cottura, come sempre, perché mi piace così, mi piace bello verde. La nostra amata pala per infornare. Allarghiamo un po'. Ed eccola qua. Caputo tipo 1. Un ottimo odore che esce dalla pizza. Allora, il risultato è questo. Una pizza abbastanza croccante, l'ho cotta abbastanza a lungo. Davvero un buon odore. L'odore della farina si sente, è buono. Sono curioso di passare al taglio e di assaggiarlo. Una pizza classica. Struttura interessante, alla fine questa farina, nonostante il procedimento, è riuscita a svilupparsi abbastanza bene. Un sapore intenso, non sicuramente come un integrale, ok, assolutamente no, però ragazzi si sente il sapore proprio della crusca di grano, sicuramente molto più saporito, ragazzi, di una tipo 0, di una 00, una buona farina particolare, diversa dal solito. Si è sicuramente visto un effetto molto maggiore per quanto riguarda la colorazione interna che è rimasta molto scura. A livello di sapore sicuramente, lo ripeto, intenso, particolare, si sente che è una farina che ha parti cruscali, comunque sia una farina più saporita di una 0, una 00 assolutamente. Comunque, mi mangio questa e passiamo alle conclusioni. Quindi abbiamo visto il risultato, cosa possiamo dire, cosa posso dirvi su questa farina dopo averla provata? Parliamo chiaramente della farina applicata in questo caso alla pizza. Posso dire che si è comprovata abbastanza bene, nonostante fosse una farina con un contenuto di parti cruscali relativamente alto, è riuscita a dare un prodotto abbastanza aperto, leggero dal punto di vista strutturale, quindi mi è piaciuta, si è comprovata bene. È una farina sicuramente non facile da utilizzare perché va saputo a gestire, soprattutto per quanto riguarda la pizza. Se non si sa quello che si sta facendo, si rischia semplicemente di dare la classica pizza non aperta, insomma molto pesante a livello di struttura, che rimane bagnata dentro, quindi diciamo una farina che va saputa utilizzare, mettiamola così, a differenza ad esempio della petra evolutiva che abbiamo visto nell'altro video, è molto meno prestante, ok? Sicuramente un sapore più intenso di quella farina, un buon sapore se vi piacciono queste tipologie di gusto, se siete orientati verso un gusto proprio tendente all'integrale, sicuramente il sapore è forte, non forte come un integrale assolutamente, ma si avvicina molto. Può in realtà essere ideale se avete in mente qualche abbinamento particolare, quindi realizzare un impasto 100% con questa farina e volete abbinarlo con ingredienti particolari, magari volete farci una pizza gourmet al padellino, insomma ci può stare. Se volete realizzare la pizza classica starei attento, anche perché utilizzare il frigo, quindi per grosse produzioni, utilizzare il frigo con questa farina può essere sempre un rischio. Consiglierei magari di andarla a tagliare, di utilizzarla al 30-50% per dare sapore per quella che può essere una pizza tonda, perché no? Si discosta nettamente, come abbiamo visto anche in fase di impastamento, dalle altre tipo 1 e anche dalle altre tipo 2, presenta molte molte parti cruscali e questo la rende sicuramente una farina molto particolare. La tipo 1 probabilmente più intensa a livello di sapori che abbiamo mai provato. L'ho provata in realtà anche per farci il pane con il lievito madre ed è andata veramente bene, non al 100%, anche in quel caso tagliata con un'altra farina tipo 1 più fine, ed è andata veramente veramente bene a livello di sapore, di risultato finale. Quindi ragazzi, Caputo fa farine performanti, questo si sa. Quindi nella sua, diciamo, difficoltà fra virgolette, si presta bene alla realizzazione di differenti tipologie di prodotto. Chiaramente pur sempre una tipo 1, pesante, lo ripeto, mettiamo le virgolette, pesante a livello di struttura che può generare, quindi bisogna fare alcune prove, mettiamola così, o bisogna saperlo utilizzare. Consigliatissima, lo ripeto, per il pane,
un po' meno da utilizzare almeno in percentuale completa per la pizza tonda, ma sicuramente una farina valida. Per questo video è tutto, questa è la Caputo tipo 1, ovviamente vista secondo me. Ci vediamo al prossimo video e vi auguro una splendida giornata. Ciao a tutti.